Va bene, dai, allora partiamo, mi presento, cioè mi ha già presentato Giulio, però mi ripresento. Sì, io sono Filippo, lavoro all'ospedale San Raffaele di Milano, in realtà sono bolognese di origine e di nascita. Sì, va bene. Beh, comunque, in realtà lavoro a Milano da 7 anni, 8 anni, e lavoro da 7-8 anni in ambito HIV e sono uno scienziato in realtà, un ricercatore, non sono né un medico né un preparatore atletico, quindi non fatemi domande troppo difficili. Però insomma mi sono occupato prevalentemente di ricerca di base e invece da un po' di tempo a questa parte mi sto occupando tra le altre cose anche di HIV, attività sportiva. Tra l'altro ho incontrato Giulio la prima volta, Svelia, facciamo questo coming out. A Sudafrica eravamo, non sai, non mi ricordo più, a Durban, sì, infatti, a un convegno all'AIDS Conference qualche anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, e a un poster lui mi ha fermato e mi ha detto: ma a me piacerebbe organizzare degli incontri divulgativi di HIV scienza per le persone non scienziate, giusto? Quindi alla fine sono contento per questa. Alla fine ce l'abbiamo Ce fatta. l'abbiamo fatta, questo caso fortuito o meno. Comunque, va bene. E allora, parliamo di HIV sport. Dunque, parliamo di sport in generale. Anzi, chiedo qualcosa a voi prima. Voi siete sportivi? C'è qualcuno che si allena regolarmente? Alzi la mano chi si allena regolarmente? Tanti. Credo che quelli che non si allenano hanno rinunciato a venire oggi. No, ma io alzo la mano, sono diventato a correre una volta al mese. Ma e fate tipo allena regolarmente, vuol dire palè, quindi per il pubblico che non vede da casa, tipo un 50% della platea ha detto che ha alzato la mano, un po' meno forse. E vi allenate in palestra o fuori all'aria aperta? Palestra, Palestra corsa. aria aperta. Quindi tra il 50%, una metà dice palestra, l'altra metà dice aria aperta. Dunque, parliamo di attività sportiva, di attività fisica e del perché è importante, perché? Comincio io con una domanda a voi, secondo voi? Cioè, perché, anzi, la risposta è un po' già nel titolo. Se vuoi ti mando avanti le slide di Luca, se vuoi fare Va bene, dai, lo slide. facciamo Sono avanti. conciato. No, aspetta. No, perché? Perché? Domanda, risposta alla domanda. Perché come? La domanda è perché è importante fare attività fisica? In generale? Circolazione cardiovascolare. Beh, è troppo specifico. Per mantenersi più a lungo possibile vivi. Mantenersi in forma, per l'autostima, è vero. E ancora più in generale, perché. Allora, facciamo la domanda del titolo. Voi pensate che non fare attività fisica possa essere legato a. Possa essere un fattore di rischio di mortalità? Sì. La risposta è giusta, infatti. Grazie. I fattori di. Questa è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I fattori di rischio di mortalità, ovvero. Allora, fattori di rischio vuol dire. Non vuol dire la causa della morte, no? Quindi non vuol dire l'incidente, non vuol dire neanche l'infezione da Ebola, non vuol dire una cosa mortale, non vuol dire dei comportamenti associati a mortalità. E quindi il primo tra tutti, avere la pressione alta. Secondo, fumare tabacco. Terzo, glicemia elevata. E quarto, inattività fisica. C'è una bella percentuale, associata al 6% di rischio di mortalità globale. Faccio una slide bacchettone questa, perché dopo diventano troppo divertenti. No, non è vero, però assolutamente. Quindi è importante fare attività fisica perché l'inattività fisica è un fattore di rischio di mortalità in tutto il mondo. Avanti, grazie. Perché? Perché non fare attività fisica è associato a malattie cardiovascolari, a insorgenze di diabete, a tumori e anche, chiaramente, forse la cosa più intuibile, è sovrappeso e obesità. Avanti ancora, grazie. Allora, questo panorama, dunque, come siamo noi tutti quanti, siamo bravi, non siamo bravi a fare attività fisica, insomma, guardate, dunque, lì la cartina in alto sono
sesso maschile, un cartello in basso, sesso femminile, ed è la prevalenza, quindi quante persone per county, per paese, quindi ognuno riferito, ogni colore riferito allo stato in cui è inserito, di persone che non fanno in percentuale attività fisica sufficiente. Quindi vedete noi, visto che la prevalenza di persone in questa stanza di sesso maschile, guardiamo la cartina in alto, cioè in Italia c'è tra il 30 e il 40% delle persone non si muove abbastanza, che più o meno ci sta in questa stanza, la metà di voi ha messo la mano, quindi rientriamo perfettamente nella quello che ci dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E poi bisogna vedere se chi alza la mano in realtà si muove abbastanza, perché magari avete alzato la mano ma non fate quello che non fate abbastanza rispetto a quello che dovreste fare. Il sesso femminile è un po', se la cava un po' peggio, lasciamo perdere i motivi perché non sono lo scopo di questo segnale. Comunque vabbè, insomma. E sempre studi ci dicono, avanti, grazie, che se facessimo attività, se ci allenassimo di più, se facessimo più attività fisica, guardate, questa è la stima dell'aumento dell'aspettativa di vita se si eliminasse l'inattività fisica. E almeno, insomma, tra in anni, quindi 0,75-1, quindi da almeno un anno, noi siamo, sì, siamo rosso scuro, siamo rosso scuro, quindi più di un anno aumenterebbe l'aspettativa di vita se tutti noi facessimo un'attività fisica sufficiente. Ed è per questo, e finiamo con la parte di bacchettona, che avanti, grazie, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice, se posta un obiettivo importante, che è far fare attività fisica il più possibile e ridurre l'inattività fisica di almeno il 10% per il 2025, per il 2030 il 15%. Insomma, non è tantissimo, però insomma, è quello che si può forse riuscire a fare. Domande? Giulio. Beh, qual è la quantità sufficiente che dicevi prima? Quella è la variabile interessante. Avanti con la slide. Ecco. Spoiler. Allora, questo è in inglese perché ho potrei. Sì, perché ho fatto carta di prestito, ma problemi di lingua. Dunque, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diviso nel 2010, ha categorizzato per età il tipo di attività fisica, la quantità, più che il tipo, la quantità di attività fisica che bisognerebbe fare. E io ci sono tre categorie, bambini tra i 5 e i 17 anni, adulti tra i 18 e i 65, adulti over 65. Io per semplificare vi ho messo solo over 18, non tanto perché gli over 65 non ci interessano, ma perché in realtà dai 18 anni in su le raccomandazioni sono sempre le stesse. Poi diciamo che over 65 devono fare un po' attenzione, cioè si pone l'accento su fare esercizio senza, diciamo, farsi male, questa è l'idea. Però diciamo, l'intensità e il tipo di attività è lo stesso. Quindi guardiamo quello che interessa a tutti noi che siamo in questa stanza. Quindi over 18 bisogna fare almeno 150 minuti di attività fisica aerobica, poi vediamo cos'è, di moderata intensità in tutta la settimana, nell'arco della settimana, oppure in alternativa 75 minuti di attività aerobica intensa, sempre nella settimana, ricordandoci che l'attività aerobica va fatta in in periodi di tempo che non devono essere meno di 10 minuti. Cioè, meno 10 minuti non serve a niente, e quindi almeno 10 minuti, almeno 20 sarebbe anche meglio. Quindi queste sono indicazioni. Quindi sondaggio di nuovo, tra chi ha alzato la mano, fate almeno 150 minuti, c'è qua già uno scuotere la testa in prima fila, 150 minuti di... Sì. Forse definiamo vigorosa intensa, vigorosa moderata. Sì, dormire è vigoroso. Esatto. Allora, diciamo che sicuramente non si, cioè, no, lo struscio in via di pendenza, quello non è attività fisica, nel senso che è un po' troppo lento, no? Slide successivo, grazie.
Ok, allora. No, dunque, cosa si intende per attività aerobica? Esempi classici possono essere la camminata veloce, andare in bicicletta, nuotare, veloci di fondo. Queste sono cose che anche, insomma, cose che non siano intense o comunque, diciamo, sempre la non c'è scritto qui, ma non importa, c'è la gota dell'attività fisica, che è l'American College of Sports Medicine, che ci definisce l'attività fisica come aerobica, come gli esercizi che diciamo coinvolgono non dei muscoli specifici, ma muscoli di vari gruppi, e quindi potete immaginare per esempio il nuoto o anche lo sci, o insomma tutte queste attività coinvolgono muscolatura, insomma, di diverso tipo. E come definizione specifica, ed è perché si chiama aerobica, e il punto è che fare queste tipo di attività fa sì che il nostro organismo utilizzi l'ossigeno per avere energia, per muoversi. E diciamo anche che, comunque continua a non esserci la spiegazione di leggera e moderata, però leggera e moderata si intende che, cioè, che l'attività fisica è un'attività di questo tipo che potete fare per un periodo di tempo abbastanza prolungato senza morire perché non avete più fiato, e quindi questo che entra nell'attività aerobica e ho detto tutto? Sì, direi più o meno di sì. Ditemi se non sono stato chiaro, avete delle domande? Giulio, ti vedo perplesso. No, stavo pensando a, ad esempio, camminata veloce e corsa. Si può supporre che la camminata veloce sia l'attività moderata e la corsa attività intensa? Sì, sicuramente sì. È attività aerobica, sì. Entrambi, però la camminata veloce, quindi non lo struscio in pendenza, ma camminata abbastanza veloce. Io, per esempio, sono uno che cammina abbastanza velocemente e devo dire che da quando ho cominciato a fare questo, a occuparmi di queste cose, anche io ho avuto un'ansia perché dicevo non faccio abbastanza attività fisica. E allora, diciamo che mi ricavo nel tratto di strada che faccio, che è abbastanza lungo per andare da casa mia a San Raffaello a Milano, sono più o meno 45 minuti con i mezzi, però. Anzi, diciamo, sono 45 minuti di tragitto, di questi 45 minuti di tragitto, 10 minuti almeno all'andata e 10 minuti al ritorno li faccio sempre a piedi. E li faccio a piedi camminando velocemente. E quindi già questo, no, è una, senza dover pensare a fare qualcosa che ci impegni, che poi va benissimo, anzi, perché no, però fare l'attività fisica è diciamo, si può ritagliare del tempo anche senza doversi impegnare a prendere la bicicletta, o meglio andiamo a lavorare in bicicletta, o doversi iscrivere a un corso di nuoto per fare nuoto. Questo sì. Io faccio Pilates due volte a settimana, come ci sta la cosa? Allora, non è molto aerobica, ovviamente è abbastanza statica, però lo sforzo fisico c'è. Lo sforzo fisico c'è, quindi rientra questo, diciamo, nell'attività fisica anaerobica. Slide successiva, ragazzi. No, allora, l'attività fisica anaerobica è l'altra attività che potete fare. Allora, non mi chiedete perché io non ve lo sto a dire, cioè posso darvi un'interpretazione, ma non ho la risposta, è perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità vi dica, cioè ci raccomandi che è meglio fare quella aerobica che avete visto. Io ho una idea. Cioè, sconsolato. No, dopo ti spieghiamo. Dai, spiega l'idea. Però in realtà se noi andiamo a guardare i benefici dell'attività fisica anaerobica e quelli di quella aerobica, insomma, benefici ci sono per entrambe. Non è che una fa male e l'altra fa bene, o che una fa meno male e l'altra fa meno bene. Allora, l'attività Pilates chiaramente rientra invece in uno sforzo che è chiaramente intenso. Secondo me Pilates, torno alla premessa, non sono un preparatore atletico, quindi
ti so dare una risposta precisissima su questo, però è un qualcosa che sta un po' una via di mezzo, perché comunque non è che c'è lo sforzo e l'utilizzo di gruppi muscolari specifici, vero? Ma non si fa tutto il corpo. E infatti, quindi si fa tutto il corpo e soprattutto sì, non è uno sforzo che non si può fare, cioè è uno sforzo che si riesce a fare per un periodo di tempo che è... Tra i quarti d'ora e 50 minuti. Tra i quarti d'ora e 50 minuti, insomma sì. Siamo a metà strada. Però comunque diciamo che sì. E la domanda era se fa bene o se fa male? No, appunto già mi ha dato la risposta, quindi è inserita nell'attività anaerobica, infatti non già avevo pensato che poteva essere aerobica, perché comunque è statica. Poi dopo ci abbino una volta di sicura a settimana la camminata veloce di un'ora. E questo è diciamo perfettamente in linea con quello che tutti dicono, e anche i nostri preparatori atletici, il nostro gruppo, dicono che alternare, anzi compensare, no, si dice? Mettere in carica combinazione attività fisica aerobica e anaerobica è esattamente quello che bisognerebbe fare. Quindi ma io cammino perché anche a livello per lo stress, no, aiuta molto. Quindi. Infatti poi ci arriviamo. Cos'era? Mi dite dopo, dite uno adesso. No, perché in altre discussioni era più consigliata l'attività anaerobica per la nostra specifica situazione. Allora, ci hanno detto fate muscoli, cioè guardate anaerobico. Cioè che nel mio caso, ecco, io faccio esattamente il contrario, faccio tutto ciò che è aerobico. Perché sono i bambini di terapia. No, ci hanno detto. È stato Giovanni Guaraldi, abbiamo fatto un incontro con Giovanni Guaraldi che mostrava un po' come nel corso del tempo si è capito che al di là della questione della distribuzione della massa grassa, no, del corpo, che ha dato tutte le questioni di colistopia e cose del genere, poi a un certo punto ci si è accorti che invece in generale nella popolazione HIV si assiste a una diminuzione della massa magra, soprattutto nel corso del tempo, quindi viene meno proprio la massa muscolare, c'è cioè una forma di... Allora, la massa muscolare. È vero, infatti diciamo che fin qui io vi stavo parlando un po' di raccomandazioni generali, dopodiché è vero anche che questa cosa che il prof. Guaraldi ci dice non è, cioè, è generalizzabile secondo me fino a un certo punto per le persone che vengono con la HIV, nel senso che sì, però non è così per tutti. Quindi parlavo per una prospettiva di anzianità, quindi andando avanti con gli anni, per chi è più grande conviene fare della massa muscolare piuttosto che dell'aerobica, perché dovete avere forza. Ed è anche una protezione per le ossa. Ed è anche una protezione per le ossa, sì. No, ma infatti è vero. E non in moto, per esempio. Non in moto. Allora, è vero, assolutamente sì, perché diciamo rientra nell'attività anaerobica, e quindi l'attività che si può fare in palestra per sviluppare muscoli specifici, una muscolatura specifica, quella c'è il beneficio di appunto sviluppare determinati muscoli e quindi di esattamente quello che hai detto, cioè andando incontro all'invecchiamento mantenersi in forma. Quindi sì, non vi dico di no, vi dico assolutamente di sì. Poi è anche vero che se guardiamo i benefici generali, guardiamo la inattività fisica in generale, e quindi il 50% di voi mi dite che l'attività fisica non la fa, io vi consiglierei, per incominciare a farla, magari cominciate a camminare, a fare dell'attività aerobica. Dopodiché andare in palestra, ma tagliandoci nella realtà, è qualcosa che forse non tutti vogliono o hanno il tempo o possono fare. Quindi sicuramente è vero che l'attività per sviluppare un muscolatura specifica va bene per persone che hanno HIV, ma è anche vero che l'attività aerobica insomma può essere un buon start, un buon inizio per chi proprio attività non ne fa. Quindi possiamo dire, qua c'è una domanda anche dal web, un ragazzo che mi chiede se accanto all'attività aerobica che fa, in questo caso il ciclismo, deve mettere anche dell'attività anaerobica. Possiamo dire che la situazione ideale sarebbe quella di fare sia di fare attività aerobica e anche un po' di anaerobica. Se non si può fare tutte e due, è meglio privilegiare l'aerobica, o sbaglio?
se non si può fare tutte e due, meglio privilegiare. Allora, quanti anni ha? Ce lo dice la persona. No, nel senso, secondo me più siete giovani, meglio partite con l'aerobica. A meno che non vogliate essere culturisti e vogliate sviluppare i muscoli e fare essere super muscolo di fin da giovani per motivi estetici. Però io vi consiglierei di privilegiare l'aerobica. Dopodiché, se volete fare l'anaerobica, fate anche, cioè nel senso, non c'è controindicazione né per l'uno né per l'altro. Chiaramente fatta, cioè, allora, considerate anche questo, cioè fare 10 minuti di corsa, sempre calandoci nella realtà, 10 minuti di camminata veloce, 20 minuti di camminata veloce al giorno, cioè li potete fare senza nessun tipo di prescrizione particolare. Andare in palestra, dovete fare un certificato medico e quindi comunque avete, cioè che non è che non lo fa, però insomma richiede tutta una serie di passaggi e cose che insomma io non faccio, non vado in palestra, si vede probabilmente, e per cui insomma preferisco muovermi tranquillamente piuttosto che prendere l'impegno e andare in palestra, quindi legandovi insomma, diciamo che l'attività aerobica vi slega un po' da questo vincolo qua. Dopodiché, why not? 45 anni, dice. 45 anni, dice. Giovane. Beh, quindi lui fa, non mi ricordo la domanda, faccio come dice, devo fare anche aerobica. No, può continuare a fare il ciclismo, secondo me. Anzi, no, può continuare a fare ciclismo, secondo me, può continuare a fare ciclismo. Secondo me no, va bene così. Poi sì, non so, non direi altro per questo, però se avete altre domande sì, però anche corsa, nuoto o ciclismo a un certo livello diventano attività anaerobiche, no? E guarda, no, chi fa nuoto a livello agonistico deve fare palestra perché deve essere forte, ma non è che fare il nuoto alla corsa però solo. Se, che ne so, poi scatti o ciclismo non diventa mai anaerobica. No, rientra sempre nell'attività aerobica che puoi fare, cioè che riesci a fare, è chiaro che è attività aerobica intensa, ma non è anaerobica, cioè non è un consumo. Poi allora, la differenza vera, e non volevo scendere nei dettagli, anche perché poi tanti non li so, ma comunque la differenza sta non nel metabolismo e a livello cellulare di come viene ricavata l'energia per fare un certo tipo di attività rispetto a un altro. Quindi anaerobica non usa l'ossigeno e quindi per produrre quello che serve, diciamo, le molecole che fanno sì che uno abbia l'energia per fare l'attività, non è richiesto l'ossigeno e quindi si produce acido lattico. Invece nell'attività aerobica l'utilizzo dell'ossigeno per avere energia per fare l'attività fisica non passa per quella via metabolica che fa sì che serva che venga prodotto l'acido lattico. Quindi un'attività intensa tipo il sollevamento dei pesi che tu puoi fare in palestra, che non è che puoi fare per grossa quantità di peso per 45 minuti, quindi lo potrai fare per meno tempo e ti produrrà comunque sempre acido lattico, mentre il nuoto lo puoi fare anche per 45 minuti e l'acido lattico, diciamo, non lo produci perché è uno sforzo diverso. Questo insomma per più o meno chiaro. Mm-hmm. Altre domande? No, vado avanti. Sì. Dai. Qua cosa c'è? Beh, vabbè, ce l'abbiamo già detto. Chiaramente, queste sono conoscenze, però fino a un certo punto, dai. Nel senso che, perché, allora, se, al di là del tipo di allenamento, del tipo di attività, eccetera, ricordatevi sempre che fare attività fisica, di non farla fine a se stessa. Questo è un po' quello che anche noi... siamo venuti abbiamo rilevato nel corso dei nostri lavori che facciamo all'ospedale San Raffaele,
nel senso che farla fine a se stessa, anche per un... sì, uno dice ok, porta un beneficio della mia salute, è vero, però poi uno si annoia e rischia di non farla perché insomma non trova lo stimolo, quindi è importante sempre uno, cioè fare un tipo di esercizio che vi piaccia, cioè non fate qualcosa solo perché lo dovete fare, altrimenti è una roba che non si può. E ricordatevi sempre di accompagnare all'attività fisica, so che avete fatto già un incontro di alimentazione, un'alimentazione bilanciata e corretta. Non sono nutrizionista, non mi chiedete di alimentazione, però è assolutamente importante. Noi tutte le volte che diciamo abbiamo intrapreso uno studio di attività fisica, abbiamo sempre incluso diciamo parte relativa all'attività sportiva, una parte relativa diciamo al benessere psicologico e una parte relativa all'alimentazione, quindi c'è sempre un diario alimentare che i nostri nutrizionisti forniscono agli atleti che fanno attività, e perché chiaramente cioè, fare attività fisica ha bisogno di energia, l'energia ricavate da delle molecole che assumete con il cibo, questo mi sembra sia abbastanza chiaro, per cui insomma dovete assumere la quantità e le molecole giuste per andare a fare l'attività giusta. Quindi questo è un po' a livello generale. Dopodiché, andiamo avanti, dopodiché c'è diciamo la slide che introduce un po' la parte di attività fisica e HIV, che insomma, penso, dopo tutto quello che ci siamo detto fino adesso, sia abbastanza chiaro il fatto che cioè, fare attività fisica rientri nel famoso vero? Quarto 90, famoso per tutti? Sì, sì. Okay. E, quindi non devo spiegare niente, quindi andiamo avanti. E la sempre quello che ci davo prima. Sì. Devo spiegarlo? Allora torniamo indietro. Allora, quarto 90. Quarto 90 Giulio si è messo più bravo di me a spiegarlo, però io vi dico quello che so. E voi sapete che per cosa? Voi sapete che per combattere l'epidemia di HIV l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è posta un obiettivo per il 2000, very ambitious direi, per il 2020, giusto? Cioè, e l'obiettivo è poniamo fine all'epidemia di HIV. Bene, allora per raggiungere questo obiettivo sono stati fatti dei calcoli terribili che ci dicono che dobbiamo fare, noi tutti, tre cose importanti. Cioè il 90% delle persone che hanno l'HIV devono essere diagnosticate, quindi bisogna sapere che queste persone hanno l'HIV. E questo chiaramente si ha implementando l'accesso al test, questo lo sapete tutti, no? E poi siamo al Berco Checkpoint, quindi insomma, che frequentate il Berco Checkpoint e sapete cos'è il quarto 90, non ci credo. Vabbè, comunque, e poi di questo 90%, il 90% deve, quindi una volta che si è diagnosticato, deve accedere al trattamento ed essere avere accesso al trattamento ed essere in terapia. Chiaramente questa cosa è forse più semplice per un paese come l'Italia, è una cosa molto più difficile per l'Africa, l'Est Asia, ma anche la Russia, insomma, diciamo che ultimamente non è che la Cina, quindi insomma. E del 90% delle persone che ricevono la terapia, il 90%, nel 90% di queste la terapia, affinché si arrivi all'obiettivo, deve essere efficace, quindi la replicazione deve essere soppressa, la replicazione del virus deve essere soppressa. Poi ci aggiungiamo un quarto 90, che forse è un po' riduttivo metterlo forse in fondo, però vabbè, insomma, siccome è arrivato ultimo, bisogna metterlo come quarto, che è quello del fatto che il 90% di queste persone abbia una buona qualità della vita
e sei in buona salute. E quindi chiaramente l'attività fisica è una componente fondamentale affinché ci sia, si raggiunga, si arrivi a questo 4,90. Diciamo che ha molto meno influenza su quelli precedenti, chiaramente, perché in realtà la diagnosi, non fare attività fisica non serve a niente, a meno che uno vada a correre, incontri lungo il cammino una persona che va a testarsi tutti i giorni e lo convinca che qua che succede, però insomma, non è così detto. E come anche sappiamo che in realtà l'attività fisica ha effetto sulla replicazione del virus, non ce l'ha, nel senso che non è che fare attività fisica riduca l'infezione intesa come replicazione del virus nelle cellule, quindi per quello c'è la terapia e thanks God in Italia si prende. Però diciamo che sì, quindi forse per questo sta alla fine, però sta alla fine come attività fisica, diciamo che secondo me il benessere dovrebbe stare un po' prima. Comunque va bene. Domanda, sì? Ci sono studi che ci dicono che l'attività fisica effettivamente migliora la qualità della vita, e ci sono studi che ci dicono che effetto ha l'attività fisica sulle, sul benessere del nostro sistema immunitario. Sì, ci sono assolutamente sì anche i nostri, però allora ti rispondo subito così poi arriviamo e sapete già la risposta dopo. No, assolutamente sì, parto dall'ultima, sistema immunitario, ci sono. Infatti è la cosa, diciamo, è uno degli obiettivi primari per il quale anche noi a San Raffaele facciamo questo tipo di studi, ovvero fare attività fisica riduce notevolmente l'infiammazione, e questo è molto importante, riduce l'infiammazione ed è importante per le persone che vivono con l'HIV perché l'assunzione della terapia dà, così come anche il fatto di avere l'infezione HIV, che può in alcune persone comunque essere avere dei bassi livelli di replicazione indipendentemente dal fatto che ci sia la terapia o no, può portare, cioè quindi farmaci e i bassi livelli di replicazione virale possono dare un'infiammazione cronica. E fare attività fisica in realtà riduce noi quello che vediamo è che vengono abbassati i livelli di quelli che noi chiamiamo marcatori dell'infiammazione, cioè delle molecole che sono rilevabili nel sangue, oppure delle molecole che sono, diciamo, associate alle cellule del nostro sistema immunitario e che rileviamo sempre del sangue e facendo poi dei test di laboratorio, questi marcatori quindi si abbassano nelle persone che vivono con HIV, quindi che hanno l'infezione HIV, e questo sicuramente è un beneficio, questo non c'è dubbio. Poi c'è da dire che da questo punto di vista, cioè, allora, non è vero solo per chi ha l'HIV, è vero un po' per tutti. Chiaramente, sicuramente è importante per chi ha l'HIV, perché livelli di infiammazione elevati sono associati a rischio di malattie cardiovascolari, l'abbiamo detto all'inizio, torniamo alle slide iniziali, e quindi sicuramente ha un danno della salute. Quindi il messaggio è: fare sport fa bene. Nel caso delle persone che hanno HIV fa anche meglio, nel senso che avere un'infiammazione elevata che può essere associata a un rischio di malattie cardiovascolari è un fattore di rischio in più che facendo sport riducete. C'era una domanda? No. Ah, ok, no. Ho visto una testa che spuntava. Tu poi cosa che mi hai chiesto? Se ci sono degli studi che dicono che fa bene alla qualità della vita? Sì, ci sono, ce ne sono tanti. Quello che io vi posso dire, avendone letti alcuni, è questo, che sicuramente fa bene alla qualità della vita. Poi, come qualsiasi studio scientifico,
ci sono delle limitazioni, perché soprattutto negli studi che non vengono fatti, diciamo, su, come dire, i topolini in gabbia, che possono essere più o meno tutti uguali, ma sono fatti su le persone, che quindi sono tutte diverse, quindi c'è una grossa variabilità. Quindi questo è alla base di tutti gli studi di questo tipo. E quindi definire un miglioramento netto della qualità della vita, sì, c'è, poi bisogna anche vedere da quale categoria di persone si parte. Categorie intendo età, intendo quanta attività fisica facevo prima, quanta non ne facevo, quindi insomma la risposta è sì, con degli effetti che possono essere più o meno evidenti a seconda dello studio che cosa ha preso in considerazione. Vero anche è che ultimamente ci sono, non so chi si diletta, Giulio si diletta secondo me, a leggere studi scientifici su PubMed, tutti diletti, ecco. Però insomma ultimamente stanno uscendo cosiddette, quelle che si chiamano review, quindi degli articoli che prendono in considerazione, che non fanno riferimento a uno studio specifico, ma prendono in considerazione tanti studi che sono stati pubblicati negli ultimi anni o negli ultimi decenni, e fanno un po' un riassunto e tirano fuori i punti salienti. E ho iniziato questo discorso, mi sono dimenticato perché. No, per dire sì che cercando di integrare un po' le informazioni, è vero, sì, ci sono alcuni studi che ci dicono che c'è un miglioramento della qualità della vita. Quindi ho risposto evidentemente. Pochi. Avanti, grazie. Abbiamo chiarito il 490? Yes. Allora, questa è la buona notizia, ovvero sempre il gota dell'attività, di chi prescrive l'attività sportiva e di chi insomma ci dà le linee guida che sono seguite in tutto il mondo, che è sempre l'American College of Sport Medicine, ci dice che, come tutti voi potete immaginare, fare esercizio fisico prevede da parte di chi lo deve prescrivere un certo tipo di considerazioni, che sono le stesse identiche che si applicano alle persone che vivono con l'HIV. Quindi, per tornare un po' al discorso di prima, c'è tutto quello che ci siamo detti fino adesso, generale, che valeva per la popolazione generale, vale anche per chi ha l'HIV, quindi non è che ci sono delle cose che non si possono fare, assolutamente no. Insomma, la prescrizione è la stessa per tutti. Con quello che ci siamo detti, che mi avete giustamente puntualizzato, ovvero che per un discorso che riguarda, diciamo, l'invecchiamento, insomma, ci possono essere delle indicazioni particolari. Quindi, slide successiva. Sì. Mi veniva in mente, leggendo la slide precedente, esistono anche delle raccomandazioni nelle linee guida sull'esercizio fisico, o comunque qual è secondo te, la tua esperienza, la tua sensibilità, la tua percezione, il rapporto che c'è da parte degli infettivologi, cioè ne sono consapevoli gli infettivologi dei benefici dell'esercizio fisico, cioè qualcosa di cui parlano con i loro pazienti? Allora, dunque, quella domanda è interessante, nel senso che ho letto, mi è capitato di leggere, di scaricare queste linee guida un po' vecchie, che parlavano, insomma, una decina di anni fa, e dicevano, non era l'American Sports, quello lì, College of Sport Medicine, ma erano altre, di un istituto francese, in cui addirittura si sottolineava la possibilità di trasmissione dell'HIV facendo sport, ma mi è venuto da nervoso solo a leggerle, perché era una roba terribile, veramente. Infatti, quindi sgombrando dal campo da questi preconcetti, che quindi no. Le raccomandazioni particolari per chi ha l'HIV nelle linee guida non ci sono. E questo, se vogliamo, un po' nell'ottica della invece implementare
certi tipi di attività sportiva in vista dell'invecchiamento precoce, forse è un po' una mancanza, che però è un argomento abbastanza nuovo, no? Tra l'altro, sempre siamo stati insieme a Roma a febbraio, c'è stato questo meeting su HIV e invecchiamento, era il primo meeting, giusto? Sì. In cui in Italia si parlava di questo argomento, quindi diciamo che da questo punto di vista siamo un po' forse ancora all'inizio. Per cui il fatto che non ci siano linee guida specifiche per le persone che vivono con l'HIV ci dà una grande soddisfazione in termini di inclusione, forse ce ne dà, possiamo cominciare a essere preoccupati, però insomma possiamo invece noi che ci occupiamo dal punto di vista scientifico di questo e eventualmente voi se potete chiedercelo con forza, cominciare a pensare a qualcosa di specifico. Questo è sicuramente una cosa importante. La percezione degli infettivologi è un po' fa seguito a quello che ho detto, nel senso che allora poi in realtà non lo so con precisione, nel senso che noi cioè io vengo da un ambiente un po' privilegiato, nel senso che a San Raffaele insomma facciamo questo tipo di studi perché cercare di capire qual è l'importanza dell'attività fisica e di HIV da un po' di anni a questa parte, quindi chiaramente noi abbiamo degli infettivologi ampiamente sensibilizzati e chi non lo è viene sensibilizzato a forza, nel senso che insomma cerchiamo che tutti gli infettivologi della nostra clinica, il dipartimento di malattie infettive, a tutte le persone che vedono, a tutti i loro pazienti, insomma prescrivano, cioè ci dicano quantomeno guardate che cioè, questa cosa è importante, aderite agli studi che vengono fatti, perché noi ogni anno, insomma da qualche anno fa, forse lo faccio vedere, non mi ricordo, stiamo facendo studi di questo tipo, quindi diciamo la percezione come osservatorio San Raffaele è privilegiata. Considerando che forse in Italia non è che sia così diffusa, viene da dire onestamente, cioè, la percezione tra gli infettivologi. Vedo qualcuno scuotere la testa. No, sì. Sì, è vero. È vero? È vero. L'unico, è a Modena, secondo il percorso della clinica metabolica, che consigliano, l'unico posto dove effettivamente ho sentito parlare dell'attività fisica che effettivamente possa migliorare la qualità della vita. Cioè diciamo che qui a Bologna mai, per anche a Bologna mai che è un infettivologo non ha parlato, non è che sollecitato, l'ho detto subito, siamo avanti, ancora mi segue il dipartimento di critica anzi il dipartimento è detto subito 13 anni fa quando ho fatto la prima visita con il risposto tutto quanto mi disse subito quindi sì, no, allora adesso onestamente non posso darti un quadro, però la percezione diciamo che la percezione allora tipo sto pensando se posso dire delle cose che sono politicamente corrette o scorrette, no, perché allora il punto è questo qui, che noi allora, facciamo così, dico questo sperando che non sia seguita troppo questa cosa Facebook. O poi rimane, quindi se non lo va a vedere. Certo, allora, no, puoi anche andare avanti con il tuo argomento. Dai, basta. L'abbiamo capito, insomma, qual è la situazione, magari cercheremo di lavorarci noi con gli infettivologi. No, è una cosa che sicuramente secondo me bisogna fare insieme, come un po' tutte le cose, no? Allora, considerate che anche i lavori che noi facciamo sono grandissimi lavori di team, appunto, cioè non è che c'è solo l'infettivologo, io lavoro con Paola Cinque, non so chi la conosce, a parte Giulio, però non è che c'è solo lei, ma appunto poi ci sono anch'io che in realtà mi occupo più della parte di laboratorio e di una parte motivata
razionale, poi ci sono i nostri preparatori atletici, abbiamo nutrizionisti, ci sono i psicologi, quindi diciamo che anche per valorizzare il quarto 90 e migliorare la qualità della vita, quello che andrebbe fatto è un grosso lavoro che è comunque di team, quindi fare un ordine di team è una cosa che di per sé non è semplice, perché bisogna trovare il team giusto. E quindi ecco, quella cosa ho trovato in modo politico corretto per dirlo, non in tutti i posti in Italia è possibile, è fattibile o si riesce a integrare un team di persone con competenze diverse, nel senso che magari ci sono ma non si parlano, o c'è qualcuno, non a tutti è venuto in mente di integrarle in questo modo, e quindi insomma è per questo che forse non è così diffuso come dovrebbe. Altre domande? No, nello specifico per le persone HIV positive, il sistema immunitario migliora in che senso? Cioè io faccio attività fisica e mi ammalo meno di cancro, mi ammalo meno di non so, reumatismi, meno artrosi, cioè che cos'è nello specifico che l'attività fisica migliora la persona con l'infezione da HIV? Allora, nello specifico con l'infezione slide successiva. Nello specifico infezione da HIV, sì, sono in sintonia, meno male. No, dai, allora, il concetto è questo, forse non sono stato abbastanza bravo a farlo passare. Migliorano le stesse cose che migliorano in tutti quanti, con il beneficio aggiuntivo che per una persona che vive con HIV, per esempio, l'infiammazione cronica potrebbe essere più elevata, e quindi questo, l'attività fisica te la abbassa. Poi l'attività fisica ti riduce il livello di LDL e quindi ti migliora, diciamo, la colesterolemia, il livello di colesterolo cattivo nel sangue. Vedo già. E quindi, no, quindi anche in questo caso, allora, è tutto collegato, nel senso che avere un alto colesterolo probabilmente ti indica anche che puoi avere della tessuto adiposo in eccesso, avere tessuto adiposo in eccesso, essere sovrappeso, ti può dare infiammazione. Perché? Perché nel tessuto adiposo si possono infiltrare delle molecole, cellule del sistema immunitario che rilasciano mediatori dell'infiammazione che sono dannosi. Allora ridurre il grasso, la percentuale di grasso, e ridurre il colesterolo, che quindi ti riduce anche il rischio di malattie cardiovascolari, perché come sappiamo, no, il deposito di colesterolo nel sangue e nelle arterie ti riduce il diametro delle arterie, quindi vai a rischio, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi sono tutte cose benefiche in generale. Poi è vero, sì, che per l'HIV ci sono cose che sono, cioè forse ci sono dei benefici che possono essere avvertiti meglio che rispetto a una persona che non ha HIV, però non sono stato convincente. Sì, E quindi, poi, altra cosa che vi lancio, e ho visto che avete un incontro con uno psicologo, che si parla di psicologia, no, con chi? Non mi ricordo. Con Calcagno. Cosa parla? Ah, sì, Calcagno, sì, perché è più neurologico. Neurologico. Sì. Funzioni cognitive, perché l'attività fisica ha anche, però questo lo lasciamo a Calcagno, quindi che trovo. No, comunque, allora, anche qui con tutti i capi che vi ho detto prima, e non entro nel merito, però comunque ci sono degli studi anche che insomma ci dicono che l'attività fisica migliora, fare attività fisica migliora l'eventuale stato di depressione o le funzioni cognitive. Insomma, io non sono un grandissimo esperto in questo campo, leggevo proprio uno studio che ne so qua in treno.
dove anche lì faceva la differenza tra l'attività fisica aerobica e l'attività fisica anaerobica e l'impatto delle due attività, dei due tipi di esercizio sulle funzioni cognitive. E la conclusione era che tutte e due hanno un impatto benefico, nel senso che in entrambi i casi, tipo il miglioramento dell'attenzione per concentrarsi su quello che si deve fare e sul tipo di esercizio, si ha in entrambi i casi. Quindi diciamo, questo è un po' la chiacchiera da bar, poi lo chiedete a calcagno la cosa, il perché è così. E, poi aspetta, altre cose, ho scritto, quello da vita abbiamo già detto, questo l'abbiamo già detto, poi ne possiamo entrare nello specifico tra un po'. Informazione cronica un po' ne abbiamo parlato, ma ne posso riparlare, quindi slide successiva se non avete altre domande. Altre domande? Allora, cosa facciamo a San Raffaele? Dunque, a San Raffaele è da un po' di anni a questa parte che nel nostro dipartimento, il nostro gruppo, si sta occupando proprio di attività fisica. E infatti questo, secondo me, insomma, ve lo racconto non tanto per fare pubblicità a noi, ma perché insomma, sarei curioso di sapere se si fa anche da altre parti e se sono cose che possono interessarvi e nel caso, se sì, fare progetti più grossi che quelli limitati in area milanese è sempre una cosa buona. E, insomma, il nostro gruppo si occupa di attività sportiva e infezione HIV da un po' di anni, da molto prima che arrivassi io, per la verità. E noi lo facciamo perché siamo partiti appunto dal presupposto che abbiamo cercato di sviscerare fino adesso, cioè che l'attività fisica fa bene. E i nostri studi, partendo da questo presupposto, sono focalizzati a migliorare, cioè a far fare esercizio, a migliorare l'aderenza all'esercizio, quindi a far sì che una persona faccia esercizio ma continui a farla, ma ad aumentare la motivazione a fare questo tipo di esercizi e poi a diciamo superare un limite che è abbastanza grosso, che è quello dell'affaticamento, della fatica. Questo è diciamo un lavoro che abbiamo cominciato proprio molto di, anzi, abbiamo ancora cominciato, in realtà, fatto recentemente sovvenzionato e quindi partiremo il prossimo anno, faccio scritto nel giorno. Vi faccio una breve carrellata, ma molto breve, e magari mi dite cosa ne pensate. Grazie. Dunque, il primo lavoro che era stato fatto, quello del 2012, del fit walking, allora senza scendere nelle cose complesse, però allora, premessa, chi di voi sa come si fa uno studio clinico più o meno? Nessuno, insomma, a parte Giulio, nessuno alza la mano. Quindi chiaramente uno no, si pone un obiettivo, allora c'è un'ipotesi di partenza che con una tesi chiaramente che vuole dimostrare. E per dimostrarla lo deve fare chiaramente prendendo in considerazione un certo tipo di soggetti in studio, no? Che possono essere i topi se parliamo di esercizio delle cellule nella piastrina, ma se parliamo di cose un po' più interessanti possiamo essere tutti noi le persone, gli esseri umani. Quindi siccome i nostri studi sono sull'attività fisica parliamo di persone. E quindi prendiamo in considerazione un gruppo di persone e che chiaramente le quali vengono sottoposte a un determinato percorso e per verificare se questo percorso ha avuto degli effetti naturalmente viene fatta un certo tipo di analisi prima e un certo tipo di analisi dopo. E si vede se c'è stato appunto un effetto, può essere un miglioramento, un peggioramento delle cose che si vogliono andare a cercare, no? Allora, noi qui parlavamo di fare attività fisica e vedere che cosa?
se migliora, se fare attività fisica migliorasse quello, la cosa che vedete scritte qui nel quadro, quindi la fitness, la composizione corporea, quindi il peso, profilo metabolico, quindi per dire il colesterolo, la glicemia, e i marcatori dell'infiammazione. Allora, questi parametri migliorano dopo, sì, no, cosa succede a questi parametri? Dopo un percorso, che è questo qui, di 12 settimane, nelle quali i partecipanti allo studio venivano divisi, sono stati divisi in due gruppi, no? Un gruppo che faceva un allenamento, diciamo, più leggero, quindi solo camminata, e invece per 60 minuti, tre volte a settimana, tre sessioni, e invece un gruppo invece lo faceva, oltre alla camminata, faceva anche degli esercizi un po' più intensi. E questo è tutto chiaro? Mm-hmm. Ok. Quindi quello che siamo andati a valutare erano, appunto, dopo 12 settimane queste cose si cambiavano. Come si valutano? Facendo un esame del sangue in cui si possono guardare, appunto, il colesterolo, facendo una visita in cui guardiamo il peso, la fitness fisica come si valuta? Allora, per l'attività aerobica, non so se qualcuno di voi ne ha mai sentito parlare, uno dei parametri più utilizzati è il calcolo della VO2 massima, che di fatto è il volume di ossigeno che viene consumato facendo, come si valuta? Lo si valuta facendo un test a sforzo, di solito sulla bicicletta oppure sullo step, sali, scendi, ok? E, associato chiaramente anche a un monitoraggio della attività cardiaca e del volume di ossigeno che uno inspira e durante questa attività. Chiaramente cosa succede? Che vedete i soldoni, uno che non fa niente, dopo 12 settimane avrà un volume di ossigeno che non è che sia proprio il massimo, dopo 12 settimane di attività chiaramente questo volume migliorerà, no? E quindi questo come fitness fisica. E di fatto quello che in realtà è... Sì? No. E in realtà quello che noi abbiamo visto è proprio che c'è un miglioramento, c'è solo un grafico che è dopo, ma riguarda l'infiammazione, però non abbiamo visto il grafico che ci annoiamo. Però quello che succede in realtà è proprio questo, cioè che nei due gruppi c'è quello che è stato osservato è un aumento sia di questa fitness cardiovascolare, misurata come VO2 massima, e della forza muscolare. E c'è stata una diminuzione dell'indice BMI, quindi massa corporea, e del colesterolo totale e dell'LDL e di questi marcatori dell'infiammazione, che se andiamo nella slide successiva, giusto per farvi vedere senza scendere proprio nei dettagli antipatici e noiosi, ogni grafico rappresenta uno di questi marcatori diversi e ogni... Poi vedete, ci sono tre coppie di colonne per ogni grafico, no? Ogni coppia rappresenta un gruppo. Cioè, la prima, quella più scura, sono tutti i partecipanti in totale, poi la seconda sono i partecipanti che si allenavano con allenamento moderato e la terza sono quelli che facevano un allenamento più intenso. E chiaramente più è alta la colonna che misura, diciamo, il marcatore dell'infiammazione, più è elevato questo marcatore, no? La coppia di colonne indica un prima e un dopo, quindi all'inizio e alla fine. E vedete che alcuni, non tutti, hanno, in alcuni, non in tutti, c'è una riduzione. Lo vedete? Si capisce? Okay. E poi, vabbè, adesso, se vi interessa, tutte queste barrette qui che sono in cima alle colonne indicano un po' quella che vi dicevo prima, la variabilità, cioè quanto è alta la colonna è il numero medio, no? Cioè noi abbiamo visto che nella media delle 60 persone questo marcatore era a 4, dopodiché, siccome siamo tutti diversi, c'era chi aveva un 3,5, un 3 e chi invece aveva un 5. Questo perché chiaramente
tanto, cioè c'è una variabilità. Quello che è importante è che se uno fa un'analisi statistica su queste differenze, può vedere in effetti se queste diminuzioni hanno un significato, quindi sono diminuzioni reali o sono semplicemente osservate casualmente, quindi è un effetto dovuto al caso. Troppo complicato? No. Ok. E quando c'è una diminuzione significativa, si dice così, quindi che ha un significato reale, che non è associato al caso, lo vedete perché ci sono sulla barretta le stelline, quindi in questo caso, in questo caso, in questo caso, in questo e in quello lì, quindi nei primi due c'è stata una diminuzione significativa di alcuni, non tutti, marcatori dell'infiammazione. Poi vedete alcuni anche non associati a cioè, vedete per esempio questo marcatore qui, c'è stata una riduzione che si osserva se noi prendiamo in considerazione tutti i partecipanti, ma se li andiamo a dividere per il tipo di allenamento che hanno fatto, in realtà questa significatività di differenza tra un prima e un dopo non c'è. Questo che cos'è che ci dice? Che l'infiammazione, che tra i parametri dell'infiammazione, insomma, non è tanto il tipo di esercizio, ma è l'importanza è l'esercizio, quindi è fare esercizio. Va bene, vedo che state annoiando, andiamo avanti. No. Ci sono due marcatori che erano al contrario, l'attività fisica ma non è significativo, quindi ma non è significativo. Quale ti riferisci, questo? Al terzo e al sesto. CD4, CD38, HLA, esatto, le attività più pesante, pesante sono meglio, esatto, questo e questo qua. Sì, allora fa l'attività per quella più intensa. Sapevo che per farvi vedere questa cosa avrebbe creato una preoccupazione, no. Allora, state tranquilli. No, allora, vabbè, chiaramente c'è una spiegazione di tutto quanto. No, in realtà la spiegazione è che qualcuno che l'ha detto giustamente non è significativo, che ha colto un po' quello che dicevo io. Cioè, è importante guardare se questa differenza ha dei tensordoni, insomma, se c'è o no, sta accidenti di asterisco, di stellina, dove stiamo qua. Qui vedete che non c'è, no? Quindi c'è una variabilità, però c'è un leggero aumento, però è un aumento che non è significativo, il che vuol dire che dal punto di vista biologico non ha un significato proprio, se lo vogliamo dire come vogliamo dire. Poi? Quante persone sono state coinvolte in questo studio? Una sessantina. E tu mi dirai, sono abbastanza per trarre delle conclusioni? No, non le ho vicino. No, beh, in realtà sì, nel senso che diciamo sono abbastanza per trarre delle conclusioni. La cosa che non è stata fatta in questo studio iniziale è stato dividerli in due gruppi che non si differenziassero tanto nel tipo di allenamento, ma proprio dal fatto di fare o non fare l'allenamento, perché un'altra delle cose che di solito si fa, esatto, è allora spesso quando si parla di farmaci si parla di placebo, nel senso che si dà il farmaco che non è veramente un farmaco, in questo caso un gruppo di persone che l'attività fisica proprio non la fa, quindi in quel caso noi saremmo andati a vedere effettivamente un effetto proprio dell'attività fisica. Beh, lì dipende da se la facevano prima del programma oppure no. Perché il baseline, cioè nel senso, il confronto lo fai col baseline, no? Quindi se il gruppo che avete selezionato prima faceva comunque attività fisica? Allora, diciamo che sì, assolutamente sì, però noi abbiamo dato un programma specifico, giusto? Okay. Quindi per vedere l'effetto di questo programma specifico, chiaramente bisogna prendere un gruppo di persone che non ha seguito questo programma specifico, però siccome l'interesse iniziale era fare attività fisica, perché l'attività fisica se ne fa poca, all'epoca fu deciso, poi non c'era ancora, di includere tutti perché insomma ci interessava che l'attività fisica venisse fatta da tutti. Quello che è, in realtà è, quindi voi mi dite che qui c'è tipo a Bologna, sono stati tutti di Bologna, a Bologna progetti di questo tipo no? No, nessun consiglio, nessuna sollecitazione di nessun tipo, lo sport, neanche se glielo chiedi, cioè chiedi ma devo farne tanto, devo farne poco, aiuta, non aiuta, la risposta è continua a fare quello che fai. A Modena? A Roma. Sì. A Roma. Sì.
Andiamo tutta la metabolica. Andate tutta la metabolica, quindi ok. Cosa volevo dire ancora? Sì, sì. Una domanda secchionissima. Secchionissima. Vai, l'ultima, l'ultima grandezza, vedo CD8 più, insomma, un marcatore immagino delle cellule CD8, quindi è lecito ipotizzare che questa diminuzione corrisponda anche a una diminuzione della conta dei CD8? Allora no, nel senso che c'è un'evoluzione prima e dopo? No, nel senso che questi parametri sono stati osservati e non c'era una diminuzione della conta CTO, cioè abbiamo chiaramente guardato. No, la variazione è cioè tu dici, aspetta. Questo qui. Allora, così ti contestualizzo la domanda, perché a vari meeting a cui siamo stati recentemente, veniva suggerito, anche se non ci sono dei dati fortissimi, però una certa importanza del rapporto CD4-CD8. Ora, sappiamo, è sempre stato il nostro obiettivo aumentare il CD4 come segno di salute del nostro sistema immunitario, c'è chi ci riesce meglio, c'è chi ci riesce meno bene. Mi chiedevo però se questo effetto anche magari di tenere un po' più a bada la quantità di CD8, quindi diminuire il denominatore, potesse aiutare a far alzare questo rapporto CD4-CD8 considerato come buon riferimento, insomma, per la salute futura. No, sì, allora non è in realtà, cioè ovviamente l'informazione che risulta nel meeting è sì, è giusta, ma non è questo caso, questo è il caso nel senso che considera questa analisi qui, allora, quello che si va a vedere è un marcatore di super. Una cosa che sta sopra il CD8, no? È che se è molto espressa, quindi se ce n'è tanta sopra la superficie di queste cellule, vuol dire che c'è un'infiammazione elevata, quindi super questo. Però il dato è comunque normalizzato, cioè, quindi si parte dallo stesso numero di CD8 per fare questo tipo di analisi, quindi non è questo la, e qui è proprio il marcatore di superficie che prendendo lo stesso numero di cellule diminuisce, e quindi questo è un buon segno, nel senso che vuol dire che sono meno attivate. Sono meno attivate, esattamente. Vedo poi ne sapete più di me. Avanti, grazie. No, sì, scusate, no, vabbè, va bene, diciamo qua. No, era perché in realtà qual è il secondo studio che abbiamo fatto? Si chiama Smart Up, e nasce dal fatto che quindi abbiamo avuto delle buone indicazioni dallo studio precedente. Queste buone indicazioni però ci dicevano che una 67% di persone, quindi tra il 60 e il 70% di persone seguiva il programma di allenamento, dopodiché c'era un 30% invece di partecipanti che non aveva un'aderenza, quindi non veniva a tutte le sessioni, diciamo sufficiente, e un po' insomma ci perdeva per strada. Per cui lo studio successivo è nato per cercare di migliorarla, questa aderenza, quindi di far sì che le persone che venissero coinvolte, che venivano coinvolte in questo tipo di programmi, effettivamente li seguissero. E non solo, consideriamo anche che, insomma, studi di questo tipo, allora sono, avete sentito, 12 settimane, allenamento 3 volte a settimana, è un impegno che non è che proprio tutti quanti possono permettersi di fare, perché insomma, tutti quanti lavoriamo, per cui insomma, e noi si cercava di fare in orari che fossero compatibili, ma non sempre chiaramente si riusciva per la disponibilità delle strutture sportive, eccetera eccetera. Quindi l'idea è stata quella di tramutare questo allenamento controllato in da degli allenatori in un allenamento che fosse autogestito, mettiamolo in questo modo, no? Autogestito tramite dei supporti cosiddetti digitali, e in particolare tramite una app che è stata creata appositamente per questo studio, che si chiama App Fitness, che appunto
appunto aveva questa funzione. E in questo caso, ti racconto lo studio come è stato ideato, cioè si è pensato a un mese, quindi a 4 settimane di un allenamento, di 3 sessioni a settimana, un allenamento supervisionato, quindi con un preparatore atletico che dava istruzioni su come allenarsi, attività aerobica, in particolare facevamo corsa, dopodiché i partecipanti venivano lasciati liberi per 3 mesi di allenarsi in autonomia. E in questo caso abbiamo inserito nel disegno dello studio il controllo che vi dicevo prima, no? Quindi abbiamo dato alla metà dei partecipanti questa applicazione e invece all'altra metà non l'abbiamo data, e per verificare se l'utilizzo di questa app per smartphone effettivamente fosse efficace per allenarsi. Perché doveva essere efficace per allenarsi? Perché questa applicazione diciamo dava degli input motivazionali che poi a un certo punto, quando l'ho scaricata io, secondo me erano anche eccessivi, però vabbè, cioè era un po' rompiscatole, però in effetti capisco che per chi magari si vuole impegnare in un programma di allenamento c'è bisogno di qualcuno che lo punzecchi. E quindi siamo andati a vedere se effettivamente chi utilizzava questa app rispetto a chi non la utilizzava si allenava di più. In realtà si allenava di più come abbiamo visto. Quello che siamo andati a vedere è stato alla fine andare a misurare i parametri di fitness, quindi vedere dopo l'allenamento se chi si era allenato, cioè tutte le persone che si erano allenate, se avevano migliorato i parametri che abbiamo visto prima. Chiaramente cioè il punto di domanda era chi ha l'app migliora di più rispetto a chi non ce l'ha. Allora la risposta in realtà è sì, nel senso che soprattutto per chi faceva parte appunto del gruppo con l'applicazione, migliorava questa fitness cardiovascolare, quindi parliamo sempre di VO2 max, massima, diminuendo colesterolo e sempre BMI. Quindi insomma un effetto positivo ce l'ha avuto, anche se abbiamo voluto proseguire ancora di più e dire ok, però l'allenamento, cioè il preparatore atletico non c'è sempre, quindi non c'è sempre la persona che ci dà indicazioni, e quindi sarebbe utile che questo si potesse fare anche chiamiamola in remoto. E allora abbiamo ideato un altro studio ancora, avanti, grazie, che si chiama Salute in Gruppo. Ho lasciato tutte le animazioni, quindi dovrei impegnarti con il dito, perché grazie. E in cui la nostra idea era quella di coinvolgere i partecipanti che uscivano Smart App, quindi dallo studio precedente, in un gruppo Facebook che potesse agire come motivatore a fare allenamento. Motivatore chiaramente motivatore virtuale, no? Perché questa cosa era fatta a distanza. Avanti. Sì, vai, ancora uno, forse c'è un'altra. Yes, basta. E quindi che cosa abbiamo fatto? Praticamente abbiamo creato questo gruppo che si chiama appunto Salute di Gruppo, con delle limitazioni, non vi nascondo non indifferenti da parte del nostro comitato etico di San Raffaele per questioni di privacy. Il gruppo comunque era un gruppo chiaramente che era un gruppo, diciamo, segreto, quindi vi si aderiva all'inizio, poi veniva chiuso e quindi non era accessibile dall'esterno. Era un gruppo comunque che appunto, un gruppo segreto vuol dire che dall'esterno nessuno lo vede, anche cercandolo, e dall'interno nessuno può condividere, no, i contenuti all'esterno.
C'è anche da dire che era un gruppo in cui si parlava esclusivamente di attività fisica e anche altro, nel senso che si parlava di alimentazione e di stili di vita, non si parlava assolutamente di HIV, sebbene chiaramente tutti i partecipanti erano persone con l'infezione da HIV, però in ogni caso giustamente era stato segnato in questo modo. E non vi dico i risultati perché non ce li abbiamo ancora, perché lo studio sta finendo quest'anno, però si può andare avanti ancora di una. È stato disegnato anche questo con due gruppi diversi, uno che è entrato nel gruppo Facebook fin da subito, diciamo due tronconi di 4 mesi, e un secondo gruppo invece che per i primi 4 mesi non aveva il gruppo e poi è entrato successivamente. E tutti quanti avevano anche l'applicazione, potevano quindi diciamo che il punto di partenza era sempre Smart Opera, quindi loro avevano l'app sul cellulare e potevano continuare ad allenarsi. Però in più, oltre a ricevere gli stimoli dall'app, ricevevano ricevevano una serie di input da parte nostra di tipo diverso, no? Che erano quindi gli input dei nostri preparatori atletici, che vi dicevano: incominciamo ad allenarci, e davano dei suggerimenti. Poi c'era chi si lamentava perché l'applicazione non funzionava, ma questo lasciamo stare. Va bene, e quindi quindi vi raccontavano un po' come raccontavano ai partecipanti come allenarsi avanti. E poi c'erano i nutrizionisti che vi dicevano, qui si parlava di zucchero, sono argomenti svariati. Fare anche solo un'ora di esercizio fisico a settimana può aiutare a prevenire la depressione, questa era la nostra psicologa. Andiamo avanti ancora. Questo sono io, che faccio, vado in bicicletta la mattina al lavoro, e davamo, diciamo, come vedete, insomma, eravamo partiti in inverno, perché era freddo, la sciarpa, che cosa dite un po'? Condividete con me. Senti solo. No, nel senso che sarebbe, cioè, allora, la domanda che vi faccio senza, se no ci annoiamo, cioè, tipo, voi sareste stati contenti di partecipare a un del genere? L'avreste fatto, non l'avreste fatto, non vi fregava niente? Sì, sarebbe stata una brava. Ma sì, soprattutto pensando che comunque vieni già da un coinvolgimento con lo studio, quindi immagino che si è creato anche già una certa relazione tra le persone reale, al di là del gruppo virtuale. Infatti questo è stato uno dei, il tuo punto è molto interessante perché è stato uno dei problemi che stiamo analizzando proprio adesso, nel senso che la nostra idea era, chiaramente può anche Facebook agire da, continuare a diciamo, fare da aggregatore virtuale partendo da un'aggregazione di base che c'era stata all'inizio. In realtà questa cosa non ha funzionato tantissimo, nel senso che l'aggregazione di base, o forse non si stavano molto simpatici quelli che saranno, non lo so, però non è che hanno usato il gruppo come hanno usato queste persone. Che faccio davvero queste persone? Bravo, altro punto. Erano sicuramente tra i, ti direi, allora, l'età media, aspetta, secondo me tipo 40. 7, così. Sì. Sì, infatti secondo me questo è stato. Devo dire che però quasi tutti hanno Facebook, eh? Chi non ce l'aveva ha detto no, vabbè, io non partecipo, non mi frega niente. Difficilissimo è stato convincere persone a dire iscriviti per fare questa cosa qui. Qualcuno l'ha fatto, poi non l'ha usato, giustamente. Però Facebook ce l'avevano praticamente tutti, quindi da questo punto di vista in realtà, cioè il fattore età secondo me, cioè, poteva essere considerato, però forse non è stato l'unico. Io tenderei più a pensare al fattore della relazione, però vabbè, togliamomi da davanti perché basta.
E poi dai, c'era anche qualcuno che alla fine faceva la foto mentre andava a fare jogging al parco, e come ben si vede dal fatto che la foto è mossa, e qualcuno che proponeva anche iniziative, tipo a Segrate ci sarà questo evento, la Babbo Natale Run, come si chiamava, e chi vuole partecipare, quindi insomma qualche momento di attività comune era stata fatta e lanciata. L'ultima cosa è questa qui, che è lo studio che partirà a breve. Abbiamo deciso di chiamarlo Active Pac-Man perché che è un acronimo di... Allora, Active Pac sta per Activity Pacing, che adesso vi racconto di cos'è, e MAN sta per l'aggiunta dell'ultimo momento del nostro collaboratore dell'Olanda, che ci dice, chiamiamolo Pac, io lo chiamo solo Active Pac, lui ha detto chiamiamolo Pac-Man perché ci aggiungiamo Mobile App Notification. Allora, ActiPac, Activity Pacing, che cos'è? È un modo che usano anche gli atleti professionisti per ottimizzare la propria performance, quindi nell'attività sportiva. Però questo concetto può essere preso dall'attività sportiva professionista e traslato anche a chi fa attività agonistica in modo non professionistico, professionista e non da professionista. E semplicemente cercando di capire qual è il modo migliore per fare attività fisica non sentendo fatica, perché il problema principale di chi, diciamo, rischia di fare poca attività fisica o ne fa, la fa ma ne fa troppo poca, perché è perché non la fa in maniera corretta e adeguata, seguendo un programma che gli permetta di farla senza magari appunto affaticarsi. Cioè uno dice comincia a correre, poi dice no, però mi stanco, non lo faccio. E, allora, chiaramente questa cosa è questo tipo di concetto, activity pacing, è qualcosa che non è che ce lo possiamo, cioè che ognuno di noi si può inventare, ma si deduce in che modo? Calcolando la fatica percepita da una persona che fa attività fisica e l'energia e il dispendio energetico che effettivamente questa persona ha quando fa attività fisica. Quindi la fatica percepita la misuriamo chiedendo con dei questionari, con delle domande specifiche naturalmente, che rilevano quanta fatica viene percepita facendo un certo tipo di attività quotidiana di tutti i giorni, compresa l'attività fisica che uno fa tutti i giorni. Dopodiché questa attività fisica percepita viene anche confrontata con una misurazione che noi faremo con degli strumenti appositi, che sono, penso chi fa attività fisica li conosca, quello che si chiama actigrafo o per esempio il cardiofrequenzimetro, no? Allora, il cardiofrequenzimetro è quella fascia che si può legare in vari punti strani, di solito al torace, che misura il battito cardiaco. E l'actigrafo misura le pulsazioni, è tipo orologio, ma è una fascetta da polso, qualcuno di voi ce l'ha? No, nessuno ce l'ha, che misura le pulsazioni e altri parametri. Quindi chiaramente il nostro studio prevederà una prima parte in cui a tutti i partecipanti verranno dati questi strumenti e verrà sottoposto loro un questionario. Dopodiché i nostri preparatori atletici cosa faranno? Ideeranno un tipo di programma di attività personalizzato, proprio quindi sulla base della fatica che ognuno percepisce. Perché l'obiettivo qual è? Fare attività fisica superando quel limite di fatica che la fa svolgere in maniera non adeguata, e andare a vedere chiaramente prima e dopo se c'è un miglioramento di quei parametri che ci indicano il miglioramento della fitness cardiovascolare, bla bla bla, che vi ho già raccontato. Quindi questo è un po' quello che faremo. E domande?
la stessa gente dell'altro studio? Dunque, no, allora, chi aveva partecipato al primissimo studio Fit Walking non ha partecipato a Smart Up e a Salute di Gruppo. In questo studio qui invece no, prenderemo un po' tutti, perché quindi chiunque vorrà partecipare, perché in realtà il concetto poi è un po' diverso, no? Quindi non è tanto vedere se un programma di allenamento fa migliorare i propri parametri, ma se c'è quello step successivo che è esatto. E quindi perché me lo chiedi? No, per sapere se stiamo torturando sempre le stesse persone o perché vuoi partecipare? Anche su può partecipare. Il problema è che se il problema è quello un po', no? Che a Milano noi saremmo ben felici di farvi partecipare, però la cosa che voi potete fare, visto che andate alla clinica metabolica, è fare la stessa cosa che farò io quando vedrò Guaraldi la prossima volta, cioè dire di fare qualcosa in comune, perché ci piacerebbe tanto espanderci, uscire dall'ambito milanese. Quindi se voi gli dite guardate che a Milano la Palla 5 fa delle cose molto interessanti, magari anche lui si convince. No, e facciamo qualcosa insieme. Fa già qualcosa, è chiaro, come che vuoi a Modena lo fanno. Facciamone applicazione. Ma per dire già qualcosa, fanno. Sì, infatti va bene, quindi collaborazione con Milano? No, no, da solo. Ah, da solo. Poi non so se Milano fa, ma anche nel percorso di invecchiamento. No, no, il percorso di invecchiamento ancora no. Però appunto l'idea sarebbe un po' integrare tutto, cioè tutti questi concetti che sono sicuramente molto interconnessi. Altre domande? No, fine. Cioè, suoniamo la slide dei ringraziamenti. Slide dei ringraziamenti. Non fate mai la storia. No, tutto quello in realtà che vi ho raccontato un po' nasce da, come ve l'ho già detto, da un grosso gruppo della Ospedale San Raffaele, università, in collaborazione con i nostri fortissimi e bravissimi preparatori atletici che vengono tutti dalla Università degli Studi di Milano, e devo dire che gli ultimi due studi di cui vi ho parlato, quindi sia Salute di Gruppo che questo Activity Pacing, hanno ricevuto un finanziamento da parte di Gilead, che ha finanziato nell'ambito di un progetto di Digital Health, che quindi vuol dire salute digitale. No, perché di solito nei ringraziamenti si mettono le persone, le altre, non ringrazio da solo. Che se non ti ringrazio da solo. Scusa. Sì, è vero, non c'è scritto acknowledgement in effetti, quindi è un po'. Non c'è scritto ringraziamenti, quindi tra un po' l'inganno, però in realtà di solito non ci si mette. Io ero all'inizio, nella prima. No, però va bene. Questo è. Non so se ho risposto alle vostre domande. Volevate le cose più specifiche, prendetela con Giulio che ha avvisato me. Sei stato bravissimo. Grazie.